Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di come si fa per scrivere il testo di una canzone. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, allora mi sono arrivate tantissime richieste di gente che vuole capire come si fa a scrivere il testo di una canzone, oppure molta gente a cui ho chiesto di scrivere il testo di una canzone mi ha detto proprio che non sapeva da dove partire perché scrivere sembra una cosa un po' difficile da fare, scrivere proprio una canzone. Per quello che è la mia esperienza, io vi posso dire che scrivere una canzone, ovviamente si può fare in tantissimi modi, però non si deve considerare lo scrivere una canzone come una cosa difficile o comunque da fare diversamente da come noi scriviamo qualsiasi altra cosa, un tema ad esempio. Vi voglio fare alcuni esempi per farvi capire quello che voglio dire. Leggiamo ad esempio un testo di Ramazzotti, non a caso, che è Solo ieri, la canzone che lui ha dedicato alla Hunziker. Allora, nella strofa dice: Solo ieri c'era lei nella vita mia. Solo ieri c'era un sole che metteva allegria e io mai, credevo proprio che mai, mai più andasse via. Diciamo, non sta scrivendo la Divina Commedia, ma parla scrivendo come si potrebbe scrivere il proprio diario, no? Forse è stata tutta qui la mia ingenuità, solo ieri, quando era più leggera la mia età. Ora so, si paga in pianto però per crescere di più. Ora lo so. Ovviamente poi le parole le possiamo scrivere secondo quello che è il nostro modo di parlare, la nostra emozione, quello che vogliamo esprimere in quel momento. Quindi non dobbiamo pensare necessariamente di scrivere le frasi poetiche, possiamo anche essere semplici e poi una volta scritto il nostro pensiero possiamo limare, possiamo sostituire delle parole, ad esempio. Anziché dire quando stavo meglio, lui ha usato quando era più leggera la mia età, ma quello poi quelle sono sfumature che ognuno di noi può trovare anche successivamente. Dopo aver scritto un testo, possiamo trovare anche dei sinonimi o dei modi di dire che possono significare un'altra cosa che scrivendola così com'è può risultare magari banale, ma dico, faccio un esempio tanto per dire. Inoltre, quando noi scriviamo una canzone, dobbiamo farlo di getto così, senza aspettarci necessariamente di fare il capolavoro dell'anno o se non viene benissimo una canzone, non la pubblichiamo, non andiamo avanti con il nostro lavoro perché non ci piace. Scrivere una canzone significa anche fare esperienza, scrivere tante canzoni e continuare a scrivere canzoni e subito dopo, analizzando quello che abbiamo fatto, possiamo capire dove migliorare, come fare meglio. Ma scrivere una canzone è un po' come, cioè, alla fine le canzoni sono come dei nostri figli e non tutti i figli riescono, sono dei fotomodelli o degli scienziati. I figli sono uno diverso dall'altro, c'è cioè chi è migliore, tra virgolette, e chi lo è meno, ma noi comunque vogliamo bene a tutti i figli, quindi noi dobbiamo scrivere la canzone, tante canzoni, in modo che poi qualcuna potrà essere la canzone vincente o che ci piace di più o che piace più alla gente. A tal proposito, Elisa, ad esempio, Toffoli, la cantante Elisa che conosciamo tutti, in un periodo dove lei non riusciva più a scrivere, non aveva più ispirazione, poi è andata, ad un concerto di Vasco Rossi, se non sbaglio. Ha capito, si è illuminata e ha capito che quello che cercava era troppo lontano da una cosa invece più semplice che poteva scrivere e ha scritto una canzone che si chiama Qualcosa che non c'è, che tutti conosciamo, e il testo dice questo: tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace, tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così come sono. Così. Così un giorno ho scritto su un quaderno: io farò sognare il mondo con la musica.
Non molto tempo dopo, quando mi bastava fare un salto per raggiungere la felicità. E la verità è che ho aspettato a lungo qualcosa che non c'è, invece di guardare il sole sorgere. Cioè, che cosa vuol dire Elisa con questa frase? Cioè, ho aspettato a lungo cercando qualcosa che non c'è, cioè qualcosa troppo lontano da noi, invece di guardare delle cose semplici, il sole sorgere, ad esempio. Quindi questo significa che è molto più facile essere semplici, essere noi stessi, senza cercare di scrivere chissà che cosa. Noi dobbiamo essere quello che siamo e scrivere quello che noi sentiamo, e in questo modo ci verrà giù una verità che è nostra, anche se è semplice. Delle indicazioni che posso darvi per quanto riguarda il testo da inserire poi nella canzone: solitamente la strofa di un testo parla, è più descrittiva, ci sono dei discorsi diretti che si fanno, mentre il ritornello è affidato di più alle emozioni, a quello che si prova. Ad esempio, vi leggo un pezzo di Caruso, che è una canzone di Lucio Dalla, dove lui racconta la vita di Caruso, che era un tenore, che si innamora di una sua allieva. E quindi lui, quando scrive questa canzone, si immagina un po' questa scena e scrive in questo modo. È un capolavoro Caruso, ma comunque scritto in modo abbastanza semplice. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Questa è la descrizione della strofa. Poi nel ritornello lui canta proprio l'affetto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue in le vene. E poi ricomincia a descrivere, vedi le luci in mezzo al mare, eccetera. Quindi, come vediamo, la strofa è affidata a una descrizione e il ritornello invece all'amore. Questo può essere un riferimento per scrivere una canzone. Inoltre, poi, quando scriviamo una canzone, ovviamente noi scriviamo un pensiero, abbiamo un'idea, lo scriviamo, e in un momento particolare della giornata, che può essere di notte, di giorno, se stiamo in bagno, mentre mangiamo, ci verrà in mente qualcosa, una frase, qualcosa che sia illuminante. In quel momento noi dobbiamo lasciare tutto quello che stiamo facendo e scrivere quel pensiero che ci è venuto in mente, perché l'ispirazione arriva istantanea e poi la perdiamo, anche se ci può sembrare ok, ho capito, sì, la scrivo dopo, tanto me la ricordo. Difficilmente ce la ricorderemo. Tante frasi mi sono arrivate in mente, ho detto, sì, ho rimandato un attimo e poi le ho dimenticate. A meno che non stiamo salvando una persona da un balcone, lasciamo tutto quello che stiamo facendo e scriviamo il pensiero. E come dice Vasco Rossi, in una canzone, ad esempio, una canzone per te. Vi leggo, quello che dice alla fine. Dice: ma le canzoni sono come i fiori, nascono da sole, sono come i sogni. E a noi non resta che scriverle in fretta, perché poi svaniscono e non si ricordano più. Anche questa di Vasco Rossi è una canzone che inizia in modo diretto, semplice, con un messaggio diretto alla persona che sta ascoltando e dice: una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? E invece eccola qua. Come mi è venuta? Chi lo sa? Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Come vedete, questo messaggio diretto di Vasco Rossi ti fa avvicinare proprio alla canzone. È molto facile seguire una persona che scrive come comunica. È molto semplice. Quindi, quando scrivete, il mio consiglio è di essere voi stessi e scrivere quello che vedete. Cioè, se io vedo che oggi è una bella giornata e voglio scrivere oggi è una bella giornata, lo scrivo. Poi magari sostituirò bella giornata con un altro termine che mi verrà e mi illuminerà, però l'importante è scrivere come lo pensiamo, così come un fiume, che fiumi di parole. Ovviamente poi incastrare il testo nella musica è una maestria che ci vuole, magari fatevi aiutare da un musicista se voi non suonate, a limare il testo, limare la musica per inserirle. Io comunque
Ho già girato delle puntate riguardanti come scrivere una canzone, quindi date un'occhiata, vi lascerò tutto in descrizione, sia partendo dalla musica che partendo dal testo. L'importante è che voi cominciate a scrivere e continuate a farlo e vedrete che man mano che scriverete vi verrà sempre più facile farlo.